E non so chi ha riconosciuto. Chi è? No? Razzi, dai. Ragazzi, siamo proprio qui per. Perché siamo qua, insomma, per farci un container tutto nostro, no? Facciamoci un container tutto nostro, questa è la promessa, forse sarà una bugia, però insomma ci sono i presupposti. Vabbè, sono Giulio, De Donato, lavoro a X-Pepper, si possa capire. Siamo un'azienda fighissima, orizzontale, ogni team si autogestisce, i nostri valori super agile, talebagili. E poi c'è anche un reparto DevOps e architettura dove io ci sono dentro. Allora, cominciamo. L'obiettivo di oggi, insomma, è un po' esplorare la magia che c'è dietro ai container e Docker e un po' farla nostra. Per capire un attimo l'audience, chi ha mai lavorato con Golang, giocato con Golang, visto come funziona Golang? Ok, chi è che sente il fischio? Ok, e invece chi è Docker? Chi ha mai utilizzato Docker o container, eccetera? Anche in produzione? Ok, ok. Va bene. Facendo una... Perfetto, perfetto. Facendo una piccola intro su cos'è il container. Container è una tecnologia che è nata prima di Docker. Un bel po' prima di Docker. Docker che cos'è? È un'azienda, un progetto open source che ha utilizzato la tecnologia che già esisteva dei container e l'ha fatta sua. Quindi Docker ha messo, sono americani, sono bravissimi, hanno spinto tantissimo sul marketing, però hanno dato un valore alla tecnologia che già esisteva. Hanno creato un layer di semplicità, soprattutto per la fascia di programmatori, quindi hanno reso accessibile una tecnologia dei container che veniva usata solo da sistemisti molto verticali, l'hanno resa accessibile con API molto semplici anche per i programmatori. Quindi Docker ha dato un'evoluzione a una tecnologia che già esisteva. Ok, tecnologia che già esisteva anche da un bel po' di tempo, era nel 2002 che Glauber Costa, che è il personaggio creato per Virtuozzo, adesso andiamo al coding, faccio un attimo l'intro, stiamo nel 2002 quando Glauber Costa, 2012 scusate, ha detto ma non pensate che il kernel Linux sia un po' inefficiente, cioè se io devo isolare due processi mi devo comprare un'altra macchina, perché il kernel di Linux non pensa a isolare due processi? La tecnologia a quei tempi, nel 2012, già esisteva dell'hypervisoring. L'hypervisoring è quel modo di virtualizzare un ambiente. E Glauber Costa, sempre nel 2012, dice noi ci siamo vicini a una tecnologia simile, che è quella dei container, i Linux Container X, però non sarà in produzione a breve e non stiamo parlando di mesi. Infatti, qualche anno dopo è stata resa disponibile un po' a tutti. Container a cui hanno contribuito Google, IBM, Canonical, tantissimo, per creare questa tecnologia che isolasse i processi. Piccola intro. Non faccio l'intro su Golang, spero che... Quindi andiamo un po' nel codice di oggi. Quello che vogliamo fare è... intanto una piccola differenza tra virtualizzazione e container. Userò quello, non so se è legale, posso prendere il microfono? Scusate, non avevo premuto on. Quindi, parlando di virtualizzazione, la differenza con Docker è che se ho una macchina host, se voglio seguire il mio Ubuntu virtualizzato, devo installare un'altra macchina Ubuntu per eseguire il mio processo Nginx sopra Ubuntu. Facendola più semplice, se io volessi eseguire Nginx in maniera isolata, dovrei installarmi un altro sistema operativo sopra il sistema operativo che ho già.
Quindi, molto dritto, quindi ho la mia macchina host, qui ho il mio sistema operativo, qui sistema operativo, qui è macchina, devo installarmi un layer, che è quel layer da hypervisor, quindi hypervisor, sopra un altro sistema operativo per poi utilizzare Nginx. Qual è la differenza con i container? Con i container ho la macchina host sopra un sistema operativo e ho direttamente un piccolo layer che è il Docker daemon o il processo dei container e sopra posso far girare Nginx. La differenza? Beh, la vedete visivamente, la vedete, ce n'è molta differenza, quindi non ho un sistema operativo in più che sta girando sulla mia macchina, quindi è un bel layer. Ma soprattutto qual è la differenza? Che Nginx qui sopra farà chiamate al kernel con dei flag particolari, quindi il container tecnicamente non esiste, il container è una bugia, sono solo chiamate al sistema operativo, che va in standby, chiamate al sistema operativo con dei flag particolari che lo rendono isolato. Quindi è il sistema operativo, è il kernel Linux che ci permette... Punto. Che ci permette di avere un processo isolato. Ok, quindi chiamate al sistema. Bello. Ci sono diverse tipologie per isolare un processo. Quello che faremo oggi è andremo a isolare un qualsiasi comando che si potrebbe fare su Linux. Ad esempio un ls o un'altra chiamata. Per isolarlo però, non so se... Apro la finestrina. Ok, per isolarlo, non so se qualcuno si ricorda di questo. Forse faccio prima così. No, ho peggiorato la situazione, bastava zoomare. Aiuto. Non so se qualcuno ha mai visto questo. È un fork bomb, non so se qualcuno l'ha mai mandato in chat all'amico, ehi io prova questo scriptino Linux, è divertentissimo. Vabbè, questo riempie solamente la RAM, quindi noi vorremmo comunque lanciare un processo che sia protetto su diversi fronti. Protetto sulla RAM, sul file system, quindi ci siano dei processi che controllino che questo processo non esca dai suoi limiti. Linux, anzi Docker e i container, è una tecnologia che utilizzano tre modi per isolare. Isolamento è una parola molto importante per Docker e anche velocità. Utilizzeremo tre tipi di isolamento, uno di questi è il namespace, namespace che va a isolare chiamate, per esempio va a isolare i processi. Un altro modo è le CGroups, che sono control groups creati da Google e mantenuti ancora oggi da Google, che vanno invece a controllare il processo, l'esecuzione del processo. E l'ultimo sono il file system, perché quando voglio eseguire un processo isolato, voglio dargli un file system diverso che non vada a rompere il file system esistente. Quindi, iniziamo. Prendo un IDE a caso. Cerco di portarlo di là. Ok, creiamo un nuovo file. Go file. Allora, intanto dobbiamo dargli un nome a questa tecnologia. L'idea era di chiamarlo Knocker, un po' come Docker ma un po' più no slide. Chiudiamo qua così lo possiamo vedere tutti. Lo zoom è giusto, no? Penso di no, così non zoom ma meglio. Ok, vedete? Ci siamo? Di più? Ancora di più? Veramente non so come si fa, sentito dire. Penso che va bene così, vero? Allora, cosa vogliamo fare adesso? Creiamo un processo, Golang, e poi cerchiamo di limitarlo, seguendo tutte le tre... le tre tecniche, quindi limitarlo controllandolo nel processo, isolandolo, e quindi controllando le risorse e i device a cui fa accesso, e anche magari nel file system. Vediamo come lavora Docker, e anche noi. Vabbè, sicuramente iniziamo prendendo gli argomenti in input,
creiamo quindi un creiamo una funzione che prende tipo run process, tanto questo rifattorizzeremo tutto. La farei veramente sozza così andiamo un po' più veloce, quindi non guardiamo al design, eccetera. Quindi vogliamo lanciare un comando, quindi exec.process, che prenda solo gli argomenti in input. Questo dovrebbe prenderlo da solo. Scusate, sono passato a Mac da Linux, ho fatto una cavolata. Non so chi mi capisce di questo. Non so il control tab per far partire. Ti odio. Ti odio. Vabbè, lo aggiungo a mano l'import qui. È abbastanza facile, tanto non era... Ci siamo? Aio? Lo sapremo fra brevissimo. Ok, funziona, no? Ok, mi sembra che va benissimo. Ok, quindi, vabbè, ok, le scorciatoie non mi funzionano, ma va benissimo, andiamo a mano. Nel process vogliamo chiamare, quindi gli argomenti che gli diamo in input, quindi banalmente... Qui dentro gli diamo os.args di 1, os.args da 2 in poi. Questo è abbastanza standard di Golang. Questo è uno slice, prende il primo argomento e gli altri daglieli tutti. Adesso usiamo le variadic function. Ma non siamo qua per questo, gli impostiamo anche lo standard input e standard output. Questo è command, ecco perché non me lo compilava. Ci siamo, standard input, standard output, lo dobbiamo impostare, standard error, la prima parte è più pallosa, poi è veramente un divertimento, poi ci spacchiamo. Standard input, os.standard input, non so cosa ci rimane, lo standard output uguale os, ok. Standard error, manca una D. Ok. Ragazzi, non abbiamo fatto nulla. Magari questo. Tutto bene, non almeno abbiamo messo il valore di ritorno, quindi facciamo un bel return sul command. Return. Ok, siamo pronti per eseguire il nostro knocker. Quindi facciamo go run knocker.go e magari ls, funziona ls, yuhu, bellissimo. Quindi abbiamo fatto una magia qui, abbiamo eseguito il comando che viene preso in input. Cioè, è veramente di una bellezza esasperante. Ma vogliamo, cosa vogliamo fare? Vogliamo isolare il processo. Come si fa a isolare il processo? Bellissimo. Bisogna solo dargli dei flag, abbiamo detto. Quindi tutta la magia che c'è dietro Docker può sparire mettendo solo un parametro che è facilmente memorizzabile, syscall.sysProcAttribute. Nel flag gli diamo che è una tipologia di clone flags. Che sta sempre dentro clone UTS, new UTS, clone, ci siamo, no? Clone, tutto maiuscolo perché è un flag, clone new UTS, va bene. Cosa gli abbiamo detto? Gli abbiamo detto esegui un comando, però eseguilo con questi parametri, che lui non riconosce. Per voi perché non lo riconosce? È tutto configurato, sembra no, ma è configurato bene. È giusto che non li riconosca. Qualche idea? Ok. Bravissimo. Siamo su Mac. Dentro invece ho un Ubuntu. Questi sono parametri che abbiamo detto vanno al kernel, quindi il Go compilato per il Mac non gira. E invece...
non gira nemmeno qui, ma solo per una virgola. Ok, cosa è successo? Nulla di nuovo, ho seguito un LS, ma è isolato con gli UTS. Stiamo isolando il processo con i namespace. Che vuol dire? I namespace sono di diverso tipo. Noi gli abbiamo detto isolalo solo con il namespace per gli host name. L'host name è stata la prima patch che è stata applicata al kernel, anche la più piccola, perché come funziona l'host name su Linux? Facciamolo vedere facilmente. Se io lo chiamo in questa maniera mi dà l'host name. Se io lo chiamo con il setter, quindi con un nome, non premo invio per facilitare un po', per non creare complicazioni, ma dandogli il nome dopo l'host name, cambia l'host name alla macchina. Quindi pensate che la patch al kernel è stata molto banale, quindi hanno solo dovuto simulare queste due chiamate per isolare un processo quando viene chiamato con questi parametri. Quindi che vuol dire? Che se noi chiamiamo dentro il processo che viene forcato con host name, con un altro nome tipo Knocker, così, tecnicamente il processo che viene creato penserà che il host name del sistema operativo sia Knocker e non Ubuntu Xenial. Per voi funziona? Dipende dalla demo, vediamo. Ok, però non ho messo host name, quindi non lo sapremo mai. Bene, sicuramente non sta andando. Nemmeno dà un risultato. Standard error, è giusto. Standard error, ci siamo. Va bene. Sì, potremmo provare a eseguire il comando che è giusto. Giusto? Qualcuno ha studiato, bravo. Se io lo rieseguo internamente da Ubuntu Xenial, quindi il processo internamente ha pensato che l'host name della macchina fosse Knocker, invece no, è Ubuntu Xenial. Quindi vediamo che quel disegnino lì, bellissimo, però è reale. Dentro Docker un processo non è protetto, è simulato, è isolato. Ma tecnicamente l'oggetto container, questo container che viene disegnato anche in tutte le comunicazioni che viene fatto, non esiste, è il kernel che provvede a queste funzionalità. Tutto questo vi rende insicuri? Perché vedremo, tutto questo vi renderà ancora più insicuri a breve. Ci sono altri flag, abbiamo detto che stiamo parlando di namespace, i namespace stanno su sei campi diversi, abbiamo isolato l'UTS, ma avremmo potuto isolare anche il processo. Il processo funziona come con i namespace proprio di Java o di altri linguaggi. Se io faccio PSAUX, vediamo che esiste questo ID. Con i namespace viene creato un prefisso, così che il processo non può uscire dal suo namespace. Banalmente, un altro caso che potremmo fare è, però possiamo andare avanti e vedere come giocare con i CGroups e il file system per avere anche un controllo sui device che deve avere questo processo, affinché questo processo che seguiamo non esca dai suoi limiti, quindi non esca magari dal limite di RAM che gli abbiamo messo, o magari vogliamo dire al processo che deve leggere in input massimo a 5 bit per second. Quindi namespace provvedono all'isolamento del processo soprattutto, e invece i CGroups controllano il processo. Andiamo a fare un esempio abbastanza pragmatico sui CGroups, se volete. Poi. Allora, mi sono perso, aiuto, non mi sta caricando, scusate. Ok, ci sono. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo creare, vogliamo limitare in lettura, come abbiamo detto prima, un processo a massimo 5 megabyte. Quindi i CGroups
è una funzionalità che viene fornita dal sistema operativo. Hanno iniziato a sviluppare nel 2006, è stato unito al kernel nel 2008, quindi da un bel po' di tempo, e sono, usato anche, sono stati usati anche da diversi progetti. Per esempio Chromium utilizza molte di queste funzionalità. Chromium però non viene definito un container, ma una sandbox. Quindi i processi che vengono eseguiti in Chromium sono sandboxati. La differenza... la differenza è piccola, labile. Una sandbox si definisce tale, a differenza del container, perché viene eseguita senza, senza permessi di root. Un container ha bisogno dei permessi di root perché va anche a lavorare su alcune sezioni del file system dove il Chromium non necessita. Quindi la differenza fra container e sandbox, se dovesse capitarvi, è solo, tecnicamente solo i permessi che ne derivano su dove va a lavorare. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo limitare in lettura un processo. Se io faccio df-h, che è un modo per vedere quali sono dove sono i miei devices, sto cercando la root, eccola qua la root, è in sda1. Adesso mi preparo, mi piacerebbe se scrivo, ok, mi preparo un file di tanti zero, così poi posso eseguirlo in lettura per vedere a quanto sta andando e se veramente stiamo limitando la lettura di questo processo. Quindi velocemente creiamo un file di tutti i zeri. Non so se avete mai utilizzato apici. Ok, tutto bene. Lo chiamiamo file di 300 magari. Quindi con... un megabyte, lo ripetiamo per, facciamo 200 volte, se no non finiamo più, vabbè, per essere consistenti con il nome 300. Quindi creiamo questo file di 300 megabyte e in scrittura, vabbè, va a 108 megabyte al secondo, andiamo invece a limitarlo in lettura. Quindi, ok, quindi adesso andiamo a... creare un gruppo di controllo, un CGroups, su questo device. Non so se avete mai utilizzato il meno L. Il meno L vi dice il nome del device per il sistema operativo. Noi siamo umani, vogliamo il nome, ma il sistema operativo ha un chiama i device in maniera numerica, molto più congeniale a lui. A noi serve questo, 8.0. Quindi andiamo a creare un file che dirà al control groups che... se un determinato processo con quel nome agganciato a quel gruppo di controllo andrà a scrivere in lettura nel device 8.0 debba andare massimo a 5 megabyte al secondo. Abbiamo capito il goal? Ok. Benissimo. È una cosa molto complessa, non è vero. Basterà creare un... metti paura. Basterà creare una cartella dentro questo device. Adesso lo chiamiamo tipo Knocker. Che cos'è? Stiamo dicendo al file system di creare un CGroups di nome Knocker, ma questo, anzi, chiamiamolo Knocker 1 per differenziarlo dal nome del progetto, perché non è la stessa cosa. Nel gruppo block input, blocca io. Andiamo adesso a fare un ls, magicamente il sistema operativo ha creato diversi file, ognuno rispetta un gruppo di controllo su una diversa modalità. Noi adesso andremo a lavorare solo sul il throttle, quindi le letture del device al secondo. Ok? Quindi basterà andare a scrivere in questo file simulato 8.0, era mi sembra 8.0, che è il nome del device, poi quanto vogliamo che il processo vada, 5 megabyte, però in bit, chi è che sa 5 megabyte in bit? Cioè, quindi se non lo portavo io qua non si faceva l'esercizio, 5, 2, 4, super giù, 2.8.0.0, e andiamo a scrivere proprio in questo file qui, intanto qui dentro, bravissimo, è sbagliato, quindi è 1/ block input output, block input output punto throttle punto read bit per
in read va benissimo, bit per second device, bit per second device, perfetto. Andiamo a scrivere proprio qui dentro. Ok, dobbiamo solo svuotare la memoria. Non l'ho provato in macchina virtuale, ma dovrebbe andare però. Quindi adesso possiamo eseguire con cgexec. Bene, non me lo trova. Tutto questo è molto bello. È bellissimo. Forse devo provarlo a casa sulla macchina virtuale. Aspetta, mi segno, fare prima la prova a casa. Comunque, bellissimo, sì, gruppo. Ok, ma non funziona mai. Quindi diciamo, ehi, eseguimi un processo con il gruppo che abbiamo creato prima, sotto il blocco input-output, l'abbiamo chiamato knocker 1. Ehi tu, però adesso limitami il file in lettura, il file magari che abbiamo creato, if, il file che abbiamo creato prima. Scusate, sto Linux. L'avevamo creato file 300, spero. E bene, dove? Lo mettiamo in dev null. Perfetto. Ci siamo? Si sta mettendo tanto? Buono. Vuol dire che andiamo, apriamo un'altra finestra, vediamo io top, io top. Ah, è proprio morto, no? Ce la fa? Lo sai perché? Perché non sto nella macchina. Io farei così. Con un più non c'entra niente. Va bene, comunque sì, sta andando. Ah, ha finito qui, 5 megabyte al secondo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un file, l'abbiamo messo in quel device, gli abbiamo detto che esiste il gruppo, poi abbiamo dovuto installare il pacchetto. E invece con Docker o la tecnologia dei container tutto questo è invisibile. Come lo fa? Beh, se come lo fa? Banalmente con un flag. Dando in input la velocità dell'input output o del read su un device da linea di comando sulla tecnologia dei container che volete. Quindi Docker di default utilizzando un po' la metodologia del 2F factor dà molte cose di default, quindi dà la sicurezza dei control group già configurati. Voi quindi vi semplifica ancora di più l'utilizzo di Docker, perché già vi dà un set di istruzioni, capabilities limitate per quando eseguite dei processi. Bene, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo controllato la lettura di un processo su un device. Potremmo, abbiamo visto che funziona, è una tecnologia che è anche sul vostro Linux. Poi l'abbiamo isolato su namespace, ma ci stiamo perdendo una parte abbastanza importante, che è quella del file system. Docker è fantastico in questo, utilizza i layer, più layer. Se voi eseguite, possiamo fare l'esempio qui, sto lanciando un... ma ho Docker? Ok, ho Docker. Sto lanciando un Alpine e dentro sto facendo un echo su un file, per esempio. Possiamo creare un file tipo ciao. Cosa succede? Ho lanciato un container di nome Alpine, gli ho eseguito dentro al container una modifica al file system, ma se io faccio ls, naturalmente qui non me lo trovo il file di nome ciao. Perché? Perché Docker, creando, dopo aver fatto Docker run, ha creato un layer aggiuntivo in sola scrittura
e i layer dell'Alpine definita, quindi l'immagine di nome Alpine, avrei potuto scaricare Ubuntu, ci avrebbe messo uno o due giorni, non l'ha toccato, quindi ha unito due livelli differenti, il vecchio Alpine, un nuovo layer in sola scrittura, e ha modificato in sola scrittura un layer. Bene, tutto questo per introdurvi l'Union File System. Quindi, non so se voi... Arrivo, voglio incollarvi una cosa divertentissima. Ok. Quindi, una domanda molto facile. Cos'è questo? È un albero, no? Questo è l'albero, no? Di cui parliamo. Quindi... Se noi volessimo, ho creato un po' di nomi simpatici, se noi volessimo unire due branch di un albero, ad esempio step 0 e step 2, montarli quindi, renderli accessibili da un processo, e magari step 0 renderlo in sola lettura, e la cartella nuova che vado a montare in sola scrittura. Mi spiego meglio. Voglio ricreare quello che abbiamo usato con Docker poco fa, quindi voglio ricreare una struttura a livelli, a layer, che Docker mi permette di fare, in maniera a basso livello, con il file system che ci mette a disposizione Ubuntu. Come potremmo fare? Beh, c'è questa tecnologia che si chiama Union File System, che dà diverse funzionalità. Ti permette di unire due branch del file system, vederne una sola, con i contenuti di entrambi. Facciamo un esempio pratico. Usciamo da qui. Quindi andiamo a creare una cartella, ad esempio di runo. Mettiamola in tempo. Quindi N1. Andiamo a creare anche temp N2. Andiamo a scrivere dentro 1, dentro temp non is there, è perfetto, quindi facciamo file 1, N1, molto facile, file 2, N2, mi sembra coerente. Ok, creiamo una directory in più, make dir. Bene, bellissima, temp mount. Quindi, cosa vogliamo fare? Vogliamo avere un singolo punto d'accesso per entrambe le cartelle dentro il mount point, temp mount. Quindi, andiamo banalmente a fare un processo di mount sul file system, si chiama Union File System, in questo caso ce ne sono diversi che danno la stessa funzionalità, dando diversi branch del nostro file system. Abbiamo detto temp N1, bene, due punti, temp N2. Tutto lo vogliamo montare dentro MNT. Bene. Mi ricordi di segnare? No, non ha funzionato il provisioning della macchina, se vi devo dire. Perché non ho fatto? Ai 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 ai. E... AUFS2. No, questa è lunga, ragazzi. Va bene. Intanto lo lanciamo e andiamo avanti. Va bene. Io farei così. Adesso comunque andiamo avanti. Vabbè, ragazzi, mi sta abbandonando. Ok, va bene. Ci siamo. Se funzionasse andrebbe benissimo. Io riproverei solo a vedere se il file system esiste. Ah, adesso esiste, scusate. Quindi, dicevamo, il branch
gli diamo le opzioni del branch del... Queste sono le opzioni, abbiamo detto temp, se esiste ancora, n1, due punti, temp, n2, non, in tutto in temp, mount. Bene, allora non esiste, siamo d'accordo, siamo tutti coscienti che non esiste. Va bene, cosa stiamo facendo qui? Stiamo usando il filesystem AUFS che non va, ma stiamo mergiando, vogliamo unire due branch, N1 e N2 in mount. Perfetto. Se funzionasse avremmo in temp mount il contenuto sia dell'1 che del 2 e addirittura potremmo mettere in sola lettura la parte di N2, così da riuscire a simulare delle modifiche anche temporali su uno stesso file system. Ad esempio potremmo... No, cioè su IUFS basta il mount. Sì. Possiamo andare avanti, non c'è nessunissimo problema. Ho fatto la ski cinema, quindi volendo possiamo lanciare la ski cinema e ci può venire in soccorso. Vedremo che montando queste due cartelle in un'altra cartella riusciremo a vedere il contenuto di entrambe in un'altra. Chi se ne frega? No, è importante perché riusciremo anche a creare più branch e magari uno solo in scrittura e tutti gli altri possono essere il passato, diversi layer di modifiche che sono state fatte durante un tempo. Così è il funzionamento di Dockerfile. Con il Dockerfile è un file che Docker utilizza per creare un'immagine Docker attraverso diversi livelli, diversi layer, ed è una tecnologia che è accessibile. Il goal della presentazione era un po' esplodere le magie che ci sono dietro alla containerizzazione. Quindi se io creassi un file dentro N1, direttamente dentro N1, lo vedrei in mount, perché mount contiene il contenuto di entrambi, visti da un'unica prospettiva. Quindi, in riassunto, è che volendo potremmo costruirci il nostro processo isolato in maniera dei processi, quindi il nostro processo può non andare a modificare lo stato di altri processi che girano sullo stesso kernel. Il nostro processo, sempre con il namespace, può utilizzare delle funzionalità di mount che sono visibili solo a lui, grazie ai namespace. Il nostro processo può essere limitato in scrittura, in lettura, sui devices, anche nella CPU, nell'utilizzo della RAM della CPU, grazie ai control groups mantenuti ancora oggi da Google. E Docker utilizza i sistemi di layering sia per proteggere il file system, ma anche per andare avanti e indietro nella storia e anche per ottimizzare. Per un'ottimizzazione, quindi se ho delle modifiche mi scarico solo i layers che non sono stati modificati. Questo è un po' il messaggio che doveva arrivare, quindi abbiamo un po' esploso la magia, non ha quasi funzionato, diciamo l'88% ha funzionato, però insomma abbiamo capito che esiste una tecnologia che è accessibile, ci sono vari fork, anzi non sono fork ma proprio progetti che stanno mangiandosi un po' dell'ecosistema di Docker, portati avanti anche da grandi aziende, che utilizzano solamente queste tecnologie che abbiamo visto, o comunque una piccola variazione. Questo era il concetto. E soprattutto c'è l'ultima slide delle referenze, perché paura, vedete slide, vi incollo le referenze a mano, adesso vi riscrivo le referenze a mano, perché comunque diffidate dei talk senza referenze, insomma non ho inventato né CGroups né Golang, per esempio, va bene?
Se avete domande, non funzioneranno. Aspetta. Allora, limitare la RAM mi è abbastanza chiaro. In termini di CPU, come, cioè, quali sono le tecniche per evitare che un container mi esploda? Supponendo che, ne so, di avere 4 core, quali sono le policy per limitare un container in termini di CPU proprio? Bellissimo. Possiamo fare un esempio? No, nei CGroups che abbiamo visto abbiamo limitato l'input-output. Possiamo anche limitare il numero di CPU su cui fare eseguire. Sì, a livello di core. Andare più giù di un core per qualche modo non è possibile. No, non penso. Però si può dividere il core, non è per forza, non è un'unità il core. Può andare anche a percentuale di core. Sì. Sì, sì. Il fatto che ci sono nuovi vendor, cioè nuove aziende che stanno investendo, c'è un motivo per non supportare direttamente Docker o semplicemente per creare un'alternativa? Nel senso, cioè, che c'è in Docker che non va per investirci? Ah, bellissima domanda. Allora, potremmo aprire una tavola rotonda su questo. Intanto Docker ha partecipato molto all'open source, quindi non si può definire un'azienda non pro open source. Ha creato uno standard insieme ad altre 1000 aziende, tra cui anche Pivotal, non so se l'hai mai sentita, che hanno creato questo open standard che si chiama Open Container, è un'organizzazione no profit che definisce lo standard che deve avere la tecnologia container. Perché? La tua domanda è perché ci sono altri vendor che stanno proponendosi? Dipende, ci sono vari casi d'uso che Docker non copre, ma anche l'ecosistema di Docker sta un po' in conflitto con altri ecosistemi open source, perché Docker è anche un'azienda enterprise e fa le sue scelte enterprise. Però non è solo system D. Cosa? Ecco. Lo cacciate per favore. Mi buttate fuori quel ragazzo, grazie. Altre domande? Tipo perché sei passato a Mac? Ok. Certo. Magari non hanno risposte intelligenti, però te la faccio lo stesso. È scritto in crudo. C'è un motivo particolare, c'è un vantaggio che offre questo margine? Mi piace questa domanda. Allora, io sono un po' venduto su Golang perché mi piace molto, no? Golang cosa offre? Intanto Golang è esploso in tutto questo ambiente DevOps, dove metodologie a basso livello che permettono anche di aiutarti nei processi aziendali, nel deploy. Quindi sicuramente l'ecosistema, se uno sceglie Golang oggi è perché hai un ecosistema a basso livello di funzionalità che potresti ritrovarti molto comodo, ad esempio tutte le funzionalità sul filesystem in Go già ci sono. Quindi perché Go? Perché è molto semplice, a basso livello, utilizza il multicore in maniera molto efficiente e quindi e anche l'ecosistema è molto piazzato sul basso livello, quindi è una scelta anche giusta. Hanno creato Docker nel momento di hype di Golang, quindi ha senso la scelta. Altri progetti sempre molto simili a Docker sono scritti in Python. La comunità Python un po' sta migrando, un po' è migrata a Golang, perché Golang è più Python di Python, è più minimale di Python. Mi cacciate anche quel ragazzo, grazie. No, beh, in senso rispetta in pieno esattamente la filosofia del Python, lo fa alla sua maniera, però insomma, vabbè, chi non è d'accordo ci vediamo dopo. E basta. Come funziona il fatto che se due processi, cioè si può dare un po' il peso all'utilizzo delle risorse da due processi, tipo uno deve utilizzare un tot di
CPU in più rispetto a un altro processo, quando ad esempio parte il primo processo e si prende tutta la CPU, perché appunto non condivide la CPU con nessun altro e quindi se la prende tutta lui. Quando viene avviato il processo B, Docker in teoria dovrebbe togliere risorse al primo per dare al secondo. Sì. Utilizzando la Docker Way dovresti usare un processo per Docker, no? È giusto? E Docker automaticamente divide le risorse per il numero di container che stanno girando. Quindi se tu lanciassi un container vuoto, quello dovrebbe divide comunque per ti vale sempre come un blocco di risorse pari agli altri, quindi non dà il peso. Come? Perché Docker è un Docker daemon che è sempre in esecuzione e che gestisce proprio questo. Quindi non è il progetto come l'abbiamo gestito noi, ma Docker daemon funziona con client server, tecnologia client server. Il server è nella tua macchina, però tu hai il client tipo command line interface che puoi interrogarlo, quindi è sempre centrale il daemon e in ascolto sulle chiamate che vengono fatte ai container e anche agli eventi che succedono sui container, quindi è lui a gestire proprio sulla tua macchina un po' tutte queste risorse, quindi è un po' più evoluto dello scriptino che stiamo facendo. No, no, ma era sono espresso male, nel senso, cosa succede quando viene aggiunto un secondo processo come containerizzato e questo deve tirare via risorse al primo che è già stato avviato? Ci pensa il Docker daemon, quindi è il Docker daemon che ridivide le risorse per il numero di container, quindi le toglie proprio. E il Docker daemon si appoggia al kernel e il kernel è... Ma comunque tutti e due i processi vedono la totalità delle risorse anche se ne possono utilizzare meno? No, no, assolutamente. Vedono solo le risorse che gli sono state allocate. Ma se il primo processo prende la totalità delle risorse, quando viene avviato il secondo, le risorse a runtime le diminuiscono? Sì. Spero. Okay, grazie.